Ciao a tutti e benvenuti a una nuova sfida su strada. Anche oggi metteremo a confronto due veicoli e visto che sono già qua sul nostro tavolo, siamo subito pronti a vederli in azione. Andiamo! E quindi, come vedete, i nostri protagonisti di oggi sono già qui. Abbiamo il nostro Rhinomite contro la nostra Stunt Car. Come vedete, sono ancora nelle loro scatole, quindi direi di andare ad aprirle. E allora, iniziamo con la nostra prima sfida di oggi. La prima sfida, infatti, consisterà semplicemente in come loro appaiono. Allora direi di aprire subito il nostro primo concorrente di oggi, la nostra Rhinomite della Hot Wheels. E allora, iniziamo ad aprirla. Quindi, mettiamo qui. La scatola è particolarmente grande, ma si sfila abbastanza facilmente. E adesso andiamo a tagliare tutte quante queste fascette che la fermano. E quindi adesso siamo pronti, abbiamo tirato fuori dalla nostra scatola e adesso possiamo sollevarlo e vederlo. Le prime cose è che ovviamente è molto rinocerontesco, direi, infatti c'è la sua bocca. Le ruote sono particolarmente morbide, ma sicuramente sono ottime per il fuoristrada, anche perché sono di gomma, non di plastica. Gireranno, poi vedremo con il suo telecomando. Tutto quello che possiamo dire è che attualmente ho tantissima voglia di provarlo. Questo è invece il suo telecomando. Come vedete ha un pulsante per andare avanti e indietro, e questo invece è per girare le ruote. Molto semplice, senza nessun tipo di problema, non fa dei suoni, non ha le luci, ma sono sicuro che sarà particolarmente divertente vederlo in azione. Dunque, abbiamo visto le caratteristiche, diciamo, visuali di questo bellissimo rinoceronte e adesso è il turno del suo concorrente, la nostra Stunt Machine. Andiamo ad aprirlo. E dunque, eccoci con la nostra Stunt Car. Andiamo ad aprirla. Wow! Molto interessante questo colore. Andiamo a prenderla in mano. Come vedete, le ruote sono molto più morbide, girano soltanto se con il telecomando. E poi abbiamo questa incredibile feature, secondo me bellissima, perché questa appunto è una stunt car, il che significa che non può capottarsi, non può ribaltarsi completamente. Nella scatola c'è scritto che ci sono delle luci particolarmente interessanti, che poi ovviamente andremo a vedere, faranno parte del tutto. Ovviamente è, diciamo, double fast, cioè funziona sia da una parte che dall'altra, è identica. E sono molto interessato e adesso andiamo subito a scoprirla. Vediamo anche il nostro telecomando, che sembra molto un telecomando di una console. Ovviamente abbiamo on off e poi avanti e indietro e poi destra e sinistra. E basta, questi sono gli unici tasti che abbiamo. Beh, direi che possiamo andare a vedere il risultato della nostra prima sfida. E dunque, la prima sfida di oggi, che è particolarmente soggettiva, diciamo che è più una decisione mia molto personale, come tutte le nostre sfide in realtà, mi piace molto il rinoceronte, ma sono sicuro che guardando questa macchinetta verde, beh, la nostra Stunt Machine riceve il primo punto di oggi e la prima sfida va a lei. 1-0 per la nostra Stunt Machine. E dunque, su questo 1-0, particolarmente strano perché erano molto bilanciate, andiamo alla nostra seconda sfida di oggi. Andiamo. E dunque, eccoci arrivati alla nostra seconda sfida di oggi. La seconda sfida consiste nel vedere la manovrabilità delle nostre due concorrenti. Non è particolarmente facile e adesso andremo a scoprire perché. Il nostro primo concorrente è, come prima, il nostro Rhinomite e quindi andiamo a vedere la sua manovrabilità. E dunque, la nostra prima sfida ovviamente è legata ai coni, perché chi meglio di loro può controllare la manovrabilità di alcune macchine? Li mettiamo abbastanza distanti, mettiamo solo 4 coni per vedere la possibilità di essere manovrati. E dunque, ora che il nostro tracciato è pronto, allora possiamo andare al nostro primo concorrente. E dunque andiamo subito a vedere come si comporta la nostra macchina, che non è particolarmente manovrabile, la verità, perché il nostro pavimento è abbastanza
abbastanza scivoloso, come vedete le ruote non mantengono molto bene, quindi questo è il risultato di... Non hai freni tra l'altro, quindi bisogna... Non sembra un buon inizio per la nostra macchina, che comunque se la cava abbastanza bene, ma scivola troppo, quindi non potendo frenare, diciamo che ha questo problema di non poter frenare e quindi andare avanti e indietro è particolarmente complicato. Non saprei perché questa mini sfida, diciamo, che ci siamo imposti non è andata particolarmente bene, avete visto da voi, ma direi che possiamo continuare in questo processo e provare subito il nostro secondo concorrente, la nostra stunt machine. E dunque, come vedete, la nostra seconda concorrente è già pronta e ha subito dei gravissimi problemi, perché questa macchina, il problema è la cosa più bella in realtà che ha, è che non si può capottare, quindi si gira in tutti i sensi, ma noi non capiamo mai in che senso vuole girare lei. Quindi la sua manovrabilità in realtà non esiste, è completamente assente. Proprio perché non sappiamo mai da che parte è l'avanti e da che parte è l'indietro. Diciamo che la cosa più bella che può fare è questa o questa, ma è difficile anche da seguire con lo sguardo, la verità. Proprio perché non sappiamo da che parte andrà. Quindi direi che si porta via tutti i birilli. La verità è particolarmente divertente, proprio perché non sai dove sta andando. E quindi è imprevedibile, infatti si troverà presto sotto qualche divano o qualche letto. È bellissimo giocare con questa macchinina, la verità. Però adesso andiamo a vedere i nostri risultati della nostra seconda sfida. E dunque abbiamo fermato le nostre incredibili macchine di oggi. La cosa che possiamo dire è che il Rhinomite non è particolarmente manovrabile. Adesso andremo a vedere nella terza sfida cosa sa fare davvero. Ma nonostante tutto riesce a vincere la seconda sfida perché la Stunt Machine non è assolutamente manovrabile. È impossibile decidere da che parte va. Questo proprio perché la sua particolarità è che non si può capottare, quindi avanti e indietro sono la stessa cosa. Ma quando si ha il telecomando in mano è molto difficile da decidere dove andare. Dunque il punto della seconda sfida va alla nostra Rhinomite, che si porta sull'1-1. Adesso è il momento di andare a vedere la nostra terza sfida. Andiamo! E dunque per la nostra terza sfida ci siamo mossi all'esterno. È autunno, si vede. E dunque, il nostro primo concorrente della terza sfida sarà ovviamente il nostro Rhinomite. Lo poggiamo subito per terra, mettiamo vicino la nostra Stunt Machine. La nostra terza sfida sarà semplicemente vedere la loro possibilità di trapassare i loro ostacoli, di superare alcuni ostacoli. Quindi iniziamo subito da queste mattonelle che non sono particolarmente dritte, non sono particolarmente piane. E quindi iniziamo con il nostro Rhinomite. E dunque, vediamo, queste mattonelle non sono nulla di particolare per lui, che ha delle ruote molto grandi, e come vedete sia avanti che indietro se la cava molto bene. Direi che possiamo direttamente passare al nostro prato senza perdere ulteriore tempo e vedere come se la cava nel prato. Proviamo subito il gradino, come vedete non ha assolutamente problemi anche a passare in questa altissima erba autunnale. Adesso la inseguiamo leggermente, è un po' più lenta ovviamente, però come vedete prosegue, soprattutto può prendere velocità, questo ci piace molto e continua ad andare nonostante le ruote siano girate, non ha nessun problema. Vorrei provare a risalire, ma penso che il gradino sia particolarmente alto e adesso andiamo a vedere e purtroppo si è fermata. Vediamo se riusciamo a prendere un pochino di retromarcia e niente, si ferma così, si ferma qui, non va oltre. E dunque la nostra Rhinomite si è fermata qui. Andiamo a vedere la sua concorrente e subito scopriremo chi vincerà la sfida di oggi. Andiamo. E dunque abbiamo già in mano il nostro telecomando della nostra Stunt Machine e andiamo subito a provarla in tutti i terreni che lei vuole, perché chiaramente, ripeto, non è particolarmente manovrabile, però questa sua capacità di girare, rigirare e muoversi più o meno dove vuole
La rende una grandissima potenza. Torniamo un po' avanti in modo che si possa vedere bene. Fa proprio delle acrobazie comunque. E dunque vediamo che si muove nonostante tutto e comunque si muove sempre veloce. Torniamo sulle mattonelle, vediamo la sua possibilità di restare in piedi nonostante tutto. È favolosa, la verità, perché anche nell'erba alta, nonostante sia particolarmente piccola, non si ferma. Adesso proviamo a salire da qua, da questa parte. Non riusciamo a manovrarla, come abbiamo già detto, è immanovrabile questa macchina. Però, comunque, ci siamo quasi, niente, non riusciamo a farla salire sul gradino. E infatti, anche lei si blocca qui. E dunque, ora che abbiamo provato entrambe le nostre macchine, possiamo andare a fare i nostri risultati finali. Andiamo! E dunque, eccoci tornati all'interno per portare a termine la nostra sfida su strada di oggi. Cosa possiamo dire? La nostra Rhinomite si è comportata molto bene all'esterno, ma c'è da dire che la nostra Stunt Machine si porta a casa anche il terzo punto di oggi. Beh, potresti non essere d'accordo, la verità. Però, secondo me, i suoi movimenti è molto più veloce e molto più abile anche nell'erba più alta. E quindi, per 2-1, la nostra terza e ultima sfida e la nostra sfida su strada la porta a casa la nostra Stunt Machine. E dunque, grazie a tutti per aver guardato il video. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, mettere sempre mi piace. E noi ci vediamo in una prossima sfida su strada. Ciao!